Well, I think that the I think that the film plays with the soundtrack off, plays as a silent film because for all of the scope, ma il film, se non si ascolta la colonna sonora, mi sembra che funzioni come un film muto, sembra quasi un film muto. Per tutta la sua durata ci sono moltissimi primi piani e bisogna fare molta attenzione agli sguardi che si scambiano gli attori, al modo in cui solo attraverso gli occhi si comunichino i sentimenti, proprio come nel cinema muto, dove occhi e corpo, a volte addirittura senza i sottotitoli, erano i soli mezzi di cui si poteva disporre. E per questo ritengo che anche senza colonna sonora nel film ci sia una vasta gamma di espressioni che risultano chiare, perlomeno dal lato emotivo. Nello stesso tempo, certo, c'è una ricchissima colonna sonora che vuole essere il più possibile spontanea, forte, valida come l'immagine. Per esempio, la nostra ricostruzione della città di Casper nel Wyoming è molto vicina a come Casper appariva effettivamente in quel periodo. La maggior parte di quelle cittadine pullulava di gente, di macchine fotografiche, il paese si stava sviluppando a ritmi vertiginosi, il West stava esplodendo e mi sembra che questa colonna sonora si adattasse bene a quella che speravo fosse la vitalità delle immagini. Il rumore preciso di centinaia di carri che passano su una strada sporca, fangosa, e poi come il rumore risuona tra le costruzioni. Che cosa voglia dire parlare sopra il rumore di una locomotiva e dei carri? Come si debba alzare la voce per essere sentiti? Quanto forte uno debba gridare per essere capito? Poi c'erano talmente tante minoranze etniche, tante lingue diverse, e quindi come si poteva fare per fonderle tutte insieme? Abbiamo fatto un lavoro quasi fantascientifico, falsificando il suono, lavorandolo moltissimo e nello stesso tempo facendo un lavoro più realistico, europei, polacchi, tedeschi, francesi, russi, ma in fondo questo lato fantascientifico c'è, spero, in ognuno dei miei film, nel senso che se l'importante è che ci sia un sogno, no? Se c'è un sogno all'indietro o all'avanti o in avanti, che differenza fa se verso il futuro o verso il passato. E comunque sono molto contento del fatto che, grazie ai giovani critici in ogni paese, qui in Italia per esempio, il pubblico abbia la possibilità di vedere il film in televisione e con più calma che non con l'isteria di 5 anni fa, quando era uscito, con le polemiche, eccetera. A volte i registi, i produttori hanno dovuto aspettare 20, 30, 40 anni prima che un film venisse dato nella sua versione integrale, originale. Pensate a Napoleon. Ecco, a me è accaduto prima e sono contento e buona visione.